due comuni a 5 Stelle grazie all'opera di questa donna, anche a lei. Ha lottato sul territorio di Genzano, ma insieme a lei siamo riusciti a conquistare due comuni importanti, speriamo molti di più, il comune di Marino e il comune di Genzano. Oggi ad elezioni ci saranno altri comuni dei Castelli come Montecompa, Trifascati, Grotta Ferrata. Pensate quante cose in comune potremmo realizzare. Ora vorrei passare la parola ad uno dei sindaci qui accanto al nostro territorio, il sindaco di Marino, Carlo Colizza. Allora, è un'emozione sempre ogni volta che uno entra in piazza e vede tante persone. E ricordo quando abbiamo iniziato noi, quando forse solo questo settore di persone ci faceva pensare che eravamo meravigliosi, e vederne tanti in piazza oggi è importante. Io vi racconto brevemente cosa è successo quando le persone che si dicono non avvezze alla politica, non professionali, non professioniste, quelle che possono bloccare un comune, vanno ad amministrare. E così raccontiamo questo: un anno di amministrazione, 8 milioni e mezzo di euro di avanzo di amministrazione. Come si fa? Diciamo che è facile, l'hai detto tu. No, diciamo come si fa seriamente: si approva il preventivo nei termini, cosa strana, si fanno le gare, si smette di dare affidamenti diretti e si liberano 8 milioni e mezzo. D'amblè. A che servono? C'è il patto di stabilità, non possiamo usarli tutti, ne possiamo usare due o tre. Cosa andremo a fare? Una nuova scuola? Da quant'è che non si fa un'opera pubblica con i soldi del comune? Un milione circa. I cinque plessi più vecchi scolastici riceveranno interventi dell'antisismico, oggi sono state pubblicate le gare, quindi di solito noi parliamo quando facciamo, e il resto andrà per la manutenzione straordinaria delle strade, che viene fatta con i soldi dei cittadini che tornano ai cittadini. E chi l'ha fatto? L'hanno fatto dei ragazzi come qui, come Maurizio, come me, i quali hanno ragionato e detto: perché non possiamo noi amministrare un comune? Io mi faccio una domanda: gli specialisti della politica sono quelli che hanno creato i buchi, sono quelli che hanno creato il debito, sono quelli però che ti dicono che sbloccano il paese loro, che fanno promesse di un certo tipo. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice: qualsiasi bene pubblico in cui scade la concessione va a bando. C'è una gara da fare? Si fa la gara. Tant'è che da 1.400.000 di affidamenti diretti nell'anno 2015 siamo passati a circa 120.000 euro giustificati dall'emergenza. Questo è quello che può fare un'amministrazione a 5 Stelle. Però oggi una cosa, permettetemela, da vicino di casa. Cosa possono fare due amministrazioni quando sono vicine di territorio? Perché questa è una cosa importante su cui vorrei farvi riflettere. Non è solo la bravura nel sistemare un comune, ma proviamo a immaginare che cosa fanno due comunità quando hanno il confine vicino e le amministrazioni che parlano la stessa lingua. Perché la cosa bella del 5 Stelle qual è? Che non esiste la corrente di Pippo e Pluto, esistono la comunità e i cittadini. Allora immaginate Grotta Ferrata, Marino, Frascati e Castel Gandolfo che ragionano nella pianificazione urbanistica insieme. E mi spiego, devo mettere una cosa brutta, di solito la metto sempre di lato rispetto al confine comunale, no? Così i miei stanno a posto. Però è capace che a confine, dall'altra parte, c'è un centro abitato. E allora farlo insieme significa dare risposte valide per tutti. Me ne faccio un'altra di domanda: quanto spendiamo per le discariche, anche se facciamo la differenziata, in questo comune? Noi ancora no. Perché non troviamo un modo per gestire noi l'organico insieme tra comuni e crearci ricchezza, evitando il trasporto? Perché non ci mettiamo d'accordo e diciamo che Grotta Ferrata si specializza sulla carta, sul recupero della plastica, o Marino, o Frascati, o Castello, ognuno si specializza su un pezzo. Creiamo una sorta di consorzio, andiamo avanti.
e questo territorio lo integriamo, perché da Roma non dobbiamo dirgli fate la visita ai castelli romani, a questi castelli, vedete l'abbazia, andate a vedere il Mitreo, le ville tuscolane, perché non fatta a 5 stelle dando spazio ai nostri studenti universitari? Perché non dobbiamo dare la possibilità a tutti, non al mio amico? E questa è la differenza, ecco. Ricordatevelo, perché questa è una cosa che io ho detto dall'inizio. Non vi fate rubare i diritti. Quando una persona dice ci penso io, ti faccio un favore, e voi avete quel diritto, lo sta trasformando in un privilegio. L'amministrazione questo non lo deve fare. Il diritto è riconosciuto a tutti, a tutti. E non siete voi che dovete ringraziare chi fa questo. Siamo noi che ringraziamo voi per la fiducia che ci avete dato. Ed è il minimo che le cose vadano meglio. È il minimo. Io non mi sento di dire ah, sono stato bravo, no, è il minimo, perché ho ricevuto da voi, dai cittadini, l'onere e l'onore di rappresentarli e di far sì che i loro bisogni diventino quelli di tutti. E allora una comunità 5 stelle, una famiglia non lascia nessuno indietro. Ricordatevi che queste persone hanno una garanzia su tutte, passano e vanno. Noi abbiamo due mandati. Noi non vogliamo essere quelli bravi dove il popolo sta da una parte, a noi interessa una cittadinanza che si informa, attiva, che cresce, che capisce ciò che succede. Il ruolo di portavoce è temporaneo, è un servizio. Quando si dicono queste cose, dall'altra parte sapete che si sente dire ah vabbè, ma tanto dopo 5 anni poi te ne vai, perché di nuovo è personalizzato su Carlo, su Maurizio, e non hanno capito che non è la persona ma è la comunità che crea dei cittadini attenti, e i signori della politica con i cittadini attenti non amministrano più, perché il primo che si azzarda a venire a dire te faccio il favore, dici te lo faccio io un favore, cambia lavoro, anzi va a lavorare che te fa bene. Allora con un abbraccio di cuore da parte della città di Marino e un abbraccio di cuore da parte del sottoscritto, che ha la pelle d'oca a parlare a Grottaferrata, e non sto scherzando, nell'augurio di festeggiare insieme e che questo sia un comune a 5 stelle e che anche Frascati, Castel Gandolfo lo siano e che poi possiamo festeggiare tutti insieme, ma non solo la vittoria, festeggiare i nostri cambiamenti, quello che riusciremo a fare. Allora vi chiedo l'ultima cosa, per chi non è venuto in piazza, per chi non usa Facebook, una parola. Una parola, quando vedete qualcuno, una parola, adottate un indeciso, adottatelo, spiegategli che con una matita, un piccolo gesto, possono fare tanto per tutti noi. Adottate un indeciso, con la tranquillità, col sorriso, fategli capire che non è il favore che fanno a voi, ma il favore che fanno a loro e probabilmente a chi le seguirà. Aiutateci a cambiare il paese per non dover cambiare paese. Grazie.